Sport e disabilità, l'attività sportiva come strumento di integrazione delle persone con disabilità, è il titolo dell'incontro dibattito organizzato dal Rotaract Club Atessa Media Val di Sangro, il cui presidente Riccardo Cantelmi che ci spiega brevemente le finalità di questo incontro. Volevo semplicemente dire, questo incontro con i ragazzi dell'istituto è per cambiare questa idea con tutti e far capire a tutti i ragazzi che lo sport è di tutti e per tutti. Ricordiamo che l'incontro si è svolto presso l'Aula Magna del Liceo Spaventa di Atessa, quindi alla presenza di tanti giovanissimi i quali erano molto interessati all'argomento. Sì, avremo delle testimonianze anche dei ragazzi disabili che fanno sport, abbiamo anche il campione italiano di nuoto, la campionessa italiana di nuoto e vogliamo sensibilizzare, come abbiamo detto, tutto l'Istituto Spaventa a questo problema, che a volte questo pensiero che la disabilità, un ragazzo disabile non può affrontare attività sportive, e invece non è così. Infatti lo sport è per tutti. In conclusione volevo solo dire che effettivamente i disabili non è detto che i disabili non debbano avere il diritto di fare sport e quindi di divertirsi. Questo è il succo di questo convegno. Pier Paolo Addesi è campione italiano paralimpico di ciclismo su strada, è pluricampione italiano di ciclismo ed è uno dei relatori di questa giornata, ed è una perfetta testimonianza, la dimostrazione del fatto che anche i disabili possono fare sport attivo. Sì, sicuramente per il nostro mondo fare sport è una cosa molto importante, una cosa che va al di là dell'attività fisica, perché sicuramente fare attività fisica è importante per il fisico, ma soprattutto per il mondo dei disabili è un discorso anche dell'accettazione, di essere coinvolti, di stare insieme agli altri e comunque di condividere uno sport insieme agli altri. Ecco, sentirsi uguali è una cosa molto importante, e affrontare la realtà che comunque a volte ci costringe a stare male, perché magari il fatto di non sentirsi uguali oppure di sentirsi diversi può creare appunto non stare male forse no, però si creano ci si isola in automatico, e invece lo sport aiuta in questo, aiuta ad accettarsi e quindi a stare bene insieme a tutti. Tra l'altro il ciclismo abruzzese, tu sei di Torrevecchia, ma ci sono anche i gemelli di Lanciano che hanno vinto le Olimpiadi Paralimpiche, quindi va forte il ciclismo. Sì, diciamo che da qualche anno a questa parte il ciclismo paralimpico in Abruzzo sta dando tante soddisfazioni. Ho iniziato io dal 2005 in nazionale, poi sono arrivati i fratelli Pizzi, due grandissimi atleti che appunto anche a Londra hanno dimostrato di essere appunto il numero uno al mondo. Niente, si va avanti, io spero che queste nostre imprese, chiamiamole così, possano essere di riferimento a tanti giovani, a tanti ragazzi che credono magari di non poter fare sport perché magari affetti da un problema, invece non è così, in qualche modo qualcosa si può fare sempre, e quindi io sono sempre il primo a dire che lo sport è per tutti. E poi l'importante è interpretarlo a proprio modo, ma comunque lo possiamo fare tutti. Il dottor Gino Palone è, oltre che membro del Rotary Club Atessa, anche il coordinatore del Rotary Campus, e a lui chiediamo proprio in che cosa consiste questa attività. Ma dunque, io sono qui come socio del Rotary, ho aiutato i ragazzi del Rotary a organizzare questo convegno, proprio perché si parla di disabilità, sport e disabilità, e la disabilità rappresenta uno degli nostri punti di impegno maggiore durante l'anno, in quanto io coordino un gruppo di amici di tutto l'Abruzzo e Molise con i quali organizzo tutti gli anni un campus per ragazzi disabili. Ospitiamo più di 300 persone in un villaggio turistico, e in questa settimana doniamo loro una settimana di gioia, di vacanza, sia per i ragazzi che per i loro familiari, che tutto l'anno sono costretti a sobbarcarsi gli impegni notevoli che richiede la presenza di una persona disabile in famiglia. Con questo convegno oggi si cerca di
far capire intanto che lo sport è uno dei mezzi con cui i ragazzi disabili possono integrarsi nella società in maniera tale da essere considerati normali come tutti gli altri. Ognuno ha la sua diversità, ma comunque tutti possono partecipare e dare il loro contributo.